Buongiorno a tutti, Biellese, territorio straordinario. Siamo giunti a fine di questo 2019 e oggi siamo qui per farvi gli auguri di fine anno. Però Nick, diciamo sempre che il Biellese è un territorio straordinario. Non facciamo gli auguri dall'ufficio, è straordinario. Ma andiamo in un posto figo a fare un... Facciamo un salto. Vai. E voilà Nick, che bel salto che abbiamo fatto. Questo è il Parco Nazionale della Baragge, uno dei parchi più belli d'Italia. Le montagne che vedete alle nostre spalle e la catena alpina del Biellese, che sono delle montagne straordinarie come tutto il Biellese. Guardate, nonostante la stagione, che giornate che abbiamo nel Biellese, dovete venire a vivere a Biella. Ed eccoci quindi giunti agli sgoccioli di questo 2019. Però cavolo, quante cose che abbiamo fatto quest'anno e quante persone splendide che avete avuto il piacere di conoscere tramite la nostra rubrica Biellesi straordinari. Veramente persone splendide e del fare. Guardatele. E oltre a persone straordinarie, possiamo dire che abbiamo fatto anche vendite straordinarie. Sì, quest'anno abbiamo venduto veramente degli immobili straordinari e la cosa che ci piace tantissimo, che ci fa veramente sognare è che siamo riusciti a portare nel Biellese persone che arrivano da fuori e sono persone straordinarie che abiteranno in questa cornice fantastica. E oltre ad aver conosciuto e comunque aver venduto degli splendidi immobili, cavolo, abbiamo anche prodotto. Guardate l'ufficio, da com'era a com'è diventato. Sì, abbiamo costruito un ufficio dal nulla, perché prima era un vecchio capannone industriale ed ora è diventato uno spazio fantastico. Ma abbiamo creato diversi eventi che sono stati straordinari. Abbiamo portato in una villa ottocentesca 650 persone in un sabato pomeriggio. Vero, abbiamo creato eventi, ma tanti ne abbiamo in programma e tra l'altro abbiamo scritto un libro. 43 anni di esperienze e di soprattutto errori. Di errori, Nick, sì, ne ho fatti tanti, scusami, ne ho fatti tanti. Però da Abita non è solo duro lavoro, ci siamo anche divertiti tanto. E abbiamo fatto anche delle cazzate mostruose. E le abbiamo anche lanciate in rete. Dell'ordine. Io adesso, ragazzi, valutando la giornata, più che presentare casa, cazzo, andrei a fare un bagno. Buongiorno. Volevamo dedicare questo nostro tempo... Ops. Avevo sbagliato occhiali. Allora, signori, miseria. Questa proprietà qua, che è a 7 chilometri... Cucina. Abitabile alla grande proprio. Ed eccoci all'interno della cucina. Questa sai. Gente col casco, è logico, sicurezza prima di tutto. Buongiorno boss. E appunto l'ingresso di questo splendido... Aspetta dai. Io...
i vetri e le specchiere sembrano quasi che non ci sono. Ma cavolo, dove adesso arriva quel ragazzo che si occuperà dei social? Ma non è che lavoriamo insieme? Ma sei Nicolò? Ma sono tuo papà! Ma sono io! Torniamo seri un attimo. Seri. Perché comunque non è finita qua. Abbiamo tantissimi progetti anche per il nostro futuro, per questo 2020 che ormai è alle porte. Bellissimo, perché io volevo andare in pensione, no? Ho quasi 60 anni, però con questa macchina da guerra è mica possibile. E quindi allora gli eventi che abbiamo in programma quali sono? Il primo che faremo il 2 di febbraio, che è una domenica, tenetevi liberi perché in quella domenica faremo un workshop immobiliare in Biella, è il primo workshop immobiliare che si fa a Biella, dove avremo dei relatori straordinari ed è un progetto. Andremo a Torino e a Milano a presentare Biella, perché Biella è qualcosa di straordinario, noi dobbiamo portarlo in queste città perché altrimenti uno non si rende conto di che spettacolo abbiamo qua nel biellese. Ma Torino, Milano è poco, potremmo dire di poter uscire in tutto il mondo a presentare il nostro bel biellese. Territorio straordinario. E inoltre abbiamo modificato una società con l'anno nuovo, per la società nuova, con la quale andremo veramente a creare delle operazioni immobiliari dove tutti possono partecipare in assoluta autonomia. Bene, facciamo un salto in ufficio? Facciamo un salto in ufficio. Wow, che salto, ma... Ti sei cambiato anche te. Ah, anche te però ti sei cambiato. La potenza dei nostri salti, incredibile. La macchina del tempo. Cosa manca? Gli auguri, quanti ne facciamo? Tantissimi, e non solo da noi. E tanti auguri, tanti auguri di un 2020 che non sarà un anno sereno, che non sarà un anno tranquillo, ma un anno esplosivo di gioia profonda. E questi auguri ve li fa chi? Lei! E buonasera a tutti, sono Enrica Borgna, avvocato in Biella. E collaboro con questo gruppo veramente energetico da qualche tempo. Silvio, oltre a essere un ottimo oratore, un trascinatore di folle, anche dal punto di vista lavorativo e professionale, è in grado di trasmettere una positività tale che ti sprona veramente in una maniera incredibile a risolvere situazioni che sembrerebbero impossibili e invece si riescono a ottenere risultati veramente ottimali. Non mi baciare, Silvio. Bene, che dire, buon Natale a tutti da parte mia. Ripasso il microfono. Grazie, te non ti bacio. E lui, chi è lui? Ah, buonasera a tutti, io sono Andrea Ramella Bon, faccio il fabbro, anch'io collaboro con Abita, e sono Chiappo Superiore, e grande Silvio. Le persone che vi stiamo presentando sono veramente delle eccellenze e nell'anno prossimo magari faremo delle interviste direttamente nella loro sede, perché sono persone con le quali noi collaboriamo veramente con grande piacere, perché da loro c'è tutto da imparare. Abbiamo parlato dell'avvocato, abbiamo parlato del fabbro e arriviamo a lui. Che sono il muratore, buonasera a tutti, Fabrizio Canova, ho una ditta edile, mi occupo di ristrutturazioni, nuove costruzioni, manutenzioni, l'edilizia in generale, ho la sede a Tollegno, regione Carameletto. E che dire, io di Silvio posso solo parlare bene, dell'agenzia Abita, tutti i loro collaboratori anche, e devo dire solo grazie, perché comunque grazie a loro ho la possibilità di conoscere moltissima gente, tutta gente come si deve, e faccio bella figura perché comunque riesco ad esprimere quello che è il mio lavoro, ecco. E va bene così. Grazie Silvio, grazie a te. Perché tutte le parti murarie qua dentro le ha fatte l'impresa Canova, tutte le parti in ferro le ha fatte il nostro grande Ramella, ma tutta la domotica che c'è qua dentro, tutta questa roba che ci perdiamo, chi è che l'ha fatta? Buonasera a tutti, sono Faiella Massimo, mi occupo di impianti elettrici, sistemi di sicurezza e sistemi informatici, e collaboro da diversi anni con Silvio, che ci conosciamo da sempre. Da sempre. Abita, gente in movimento. E niente, faccio gli auguri a tutti di buon Natale e buon anno. Il Massimo è un genio, ma poi noi vendiamo delle case, le case dovremo assicurarle, le nostre case saranno, le nostre macchine, le nostre donne, e chi ci assicura tutto questo?
Buonasera, Rotta Francesco, Assinvest Assicurazioni, ho uno studio di consulenza e intermediazione assicurativa, ma per il resto sono una brava persona. A parte questo, ringrazio Silvio della fiducia accordatami, magari per la prossimità territoriale oppure perché davvero crede che io sia un'eccellenza, bontà sua. Se ci crede lui, ci crederò anch'io e ci crederemo insieme. Buon Natale e tanti tanti auguri di un magnifico anno. Mi ha assicurato l'auto, allora per curiosità sono andato a vedere nei vari siti, lui mi ha dato molte cose in più spendendo meno. Questo è un caso. È un caso. Ma poi cosa capita? Che noi abbiamo fatto una società, con questa società andremo a prendere degli immobili, creeremo delle cordate e il socio di questa società chi è? Paolo Pastoretto, ciao, buon Natale a tutti. Il prossimo anno sarà un anno sicuramente di grandi novità, quindi seguiteci sui video di Abita perché ne vedrete delle belle. Buon Natale, ciao a tutti. Paolo Pastoretto, un'altra eccellenza. E può esistere un regno se non ha una regina? E la regina di questo regno chi è? Benedetta Bertagnoglio, auguri a tutti. Grande Benny. Una ultima entry nello studio Boano Levis, che oramai ci si convive perché noi qui stiamo lavorando in coworking, è Mattia. Sono Mattia Guelpa, appunto, come hai detto tu Silvio, il nuovo membro dello studio tecnico, e faccio tanti auguri di buon Natale a tutti quanti, a tutto lo staff e a tutte le persone che avrò modo di conoscere da qua in avanti, e auguri di buon anno a tutti quanti. Grazie Mattia. Allora, io sono un pseudo batterista, lui è il chitarrista, abbiamo un altro chitarrista e batterista che fa un lavoro stranissimo che io non so pronunciare, ma che per fortuna è arrivato lui perché noi non sapevamo neanche fare. Chi è? Ciao, io mi chiamo Paolo Rizzo e faccio gli auguri a tutti, mi occupo di social media marketing e mi insegna a suonare la batteria. No, non è vero. E oramai, signori, in uno studio immobiliare può mancare il miglior tecnico del... Non me ne abbiano, gli altri ho tanti amici tecnici, ma lo Stefano Levi, signori, è un fiore all'occhiello di tutta la parte... È un cliente che vuole farci gli auguri, di tutta la parte tecnica del nostro lavoro. Bene, buonasera, io ho parlato dal fondo, tanti auguri di buon anno e di buon Natale. E faccio gli auguri anche da parte del mio collega che questa sera non c'è per motivi vari. Comunque ancora tanti auguri e ci vediamo l'anno prossimo. Bene, Nick, voi tutti siete qua, siete, perché è colpa sua, perché se non era per lui a quest'ora ero Honolulu in pensione, me ne stavo, prendevo la mia moto e invece c'è il grande Nick. Grazie. Grazie. Nicolò, 30 anni, da 3 mesi non tocco più vino. No. Beh, ci conoscono ormai, dopo qualche filmato le nostre belle faccione le hanno già viste e hanno avuto modo di conoscerle, quindi che dire, salto anch'io il passo finale, ringrazio tutti voi, vi siete resi partecipi di questa nostra serata d'auguri, faccio tanti auguri anch'io. Io adesso chiuderei il video con Luna e Monica, che pregherei di venire, perché sono parte determinante dello staff, sono state nascoste fino adesso, eccoci qua. Bene, bene, bene. Allora, signori, al 3 facciamo gli auguri. 1, 2, 3. Auguri!